Pesci, vi ho tenuti per ultimi, ma in realtà quest'anno non siete per niente ultimi, anzi, oserei dire che siete il segno che ha, se ci sono, cos'è, quella delle stelline, tutti gli astrologi mettono le stelline, ecco, non so quante ne mettono di stelline, ma sicuramente le vostre sono tante. E sono soprattutto positive, costruttive e di espansione. Invito anche i pesci che magari potrebbero dire: ma come? Io non è che sto vivendo sta cosa. Ricordarvi che l'oroscopo del segno solare non implica necessariamente che per voi le cose siano così, perché bisogna vedere il vostro tema natale rispetto a quelli che sono i transiti. Però tendenzialmente il segno dei pesci quest'anno avrà veramente la possibilità di espandere innanzitutto se stesso ed espandere anche la propria realizzazione nel pianeta. Quindi siete il segno che ha più possibilità di portare a casa, sia dal punto di vista affettivo, sia dal punto di vista realizzativo, la possibilità proprio di vedere realizzate quelle che sono le vostre necessità, i vostri desideri. Dovete ricordare, però, quindi dovete riuscire a mettervi in gioco. Ecco, quest'anno, dato che molti pesci hanno un problema, che è quello di dire: ma io veramente posso? Ecco, qualcuno di voi potrebbe auto-boicottarsi e decidere di non provarci neanche. Ecco, non lo fate perché avete tutti gli astri a vostro favore. Quindi, se non portate a casa dei risultati, chiedetevi quanto voi avete effettivamente contribuito a questa cosa. Chiedetevelo bene perché ripeto che avete la possibilità di farlo. Per quanto riguarda invece una richiesta che facciamo a voi dei pesci, visto e considerato che quest'anno siete sicuramente il segno che ha maggiori possibilità di contribuire, cioè se avete questa espansione contribuite nei confronti dell'universo, quindi se siete persone che hanno fatto qualcosa a livello di elevazione spirituale, mettete quello che avete portato a casa finora a disposizione degli altri. Non vuol dire donare in senso economico, vuol dire veramente anche prendersi dei momenti per semplicemente per mandare luce, piuttosto che perché avendo voi un'energia particolarmente positiva potete effettivamente fare una buona onda, proprio perché siete in un'onda positiva. La vostra onda sarà più forte. Questo è con questo concluderai, visto che siamo nell'era dell'acquario, mi sembra che sia la migliore delle richieste che vi possiamo fare. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata.